Carovoli Sicilia, il presidente Schifani protesta, NDG riunione urgente minacciando denuncia all'antitrust. Il problema è serio ed atavico e deve fare i conti con quella continuità territoriale sempre annunciata, mai concretizzata, terreno di scontro politico da sempre tra i governi succedutisi in Sicilia e la risposta di quello centrale. E Schifani ci va giù duro. Il caro biglietti di questi giorni è chiaramente il frutto di un cartello a cui ITA non può e non deve aderire, dice. Non si può accettare che il diritto alla mobilità dei cittadini sia così gravemente leso. Per questo ho chiesto, continua al telefono direttamente al ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, di poter intervenire su ITA, società a capitale totalmente pubblico, per eliminare lo scandalo del caro voli. Dunque, oggi riunione straordinaria della Giunta per discutere del caro voli. Si dovrà procedere all'acquisizione del parere e dare corpo alle intenzioni del Presidente della Regione di denunciare all'antitrust la situazione determinata dall'alleanza sul prezzo stretta tra ITA e Ryanair in occasione delle festività natalizie. La situazione che si ripropone per l'ennesima volta quest'anno ha proporzioni ben più gravi, considerata la crisi che impedisce alle famiglie di affrontare le spese quotidiano e che influisce in maniera determinante a discriminare ancora una volta quel popolo siciliano che a causa di gestioni politiche poco efficaci ha trovato nell'emigrazione al nord un ripiego per la sopravvivenza. Inutile poi evidenziare come questa situazione penalizzi il settore del turismo, che in questo modo inutilmente continua a diffondere messaggi di invito a venire in Sicilia, ripetiamo, inefficaci, retorici e demagogici, se il caro voli, e aggiungiamo anche i trasporti in genere, poi non lo consentono.